Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti, signori, episodio numero 40, attenzione, numero tondo tondo, signori, 40esimo episodio di gamberetti e stiamo andando bene, signori, siamo sesti, se non ricordo male, siamo sesti, sì, 18 punti dopo 11 giornate, non siamo messi proprio maluccio. Signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, in cui portiamo altri gameplay anche divertenti e alternativi a questi. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito qui su YouTube mi trovate ogni sera, tranne il sabato, alle 21, minuto più, minuto meno, per giocare assieme. E detto questo, date un'occhiata anche al link in descrizione per rimanere sempre collegati al canale. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora, signori, giochiamo contro il Playmouth che è 22esimo in classifica. Allora, io direi di rimettere in campo il nostro Clark Kent. Qua gioca Lavello, va bene. Diamo un'altra chance a Stevens e al Piccolo Melone. Sullivan, Wilding, Giardino, Scott. Ok, va bene così. L'unica cosa è che invece di Miura ci portiamo Aladino. Portiamoci Aladino, sicuramente si lamenterà. Gibson ce lo portiamo a posto di Vasella, così lo facciamo entrare. Kanan va bene così. Va bene, signori, ok, la squadra è pronta. Giocatore più, giocatore meno, ci siamo. Miura, oh, si è giocato le ultime 8.000 partite. Dico, si può fare anche una giornata in tribuna, dato il rinnovo, l'avrà mai festeggiato a son di gol. Detto questo, signori, non perdiamo tempo e scendiamo in campo. Ok, ci siamo, signori. Allora, contro il Plymouth, signori, voglio Plymouth. Plymouth, si dice così, Plymouth. Lo zio parte subito, signore, lo zio parte subito. È carico, che cazzarola fa lo zio? Si è fatto levare subito la palla. Va bene, calma. Allora, contro il Plymouth, signori, voglio una vittoria a tutti i costi. Sono 22esimi, noi dobbiamo consolidare. No! Esci, portiero, esci! No, ma fate il pallonetto! Salvala, salvala, salvala! No, ma sei scemo! Mamma mia, signore, abbiamo preso palo. E Clark Kent, invece di buttarla fuori, praticamente... Guarda che mi ha fatto il pallonetto, Camarà, Pantouché. Pantouché Camarà mi ha fatto il pallonetto. E Clark Kent, cioè, guarda, prima si è scansato, poi la palla ha toccato il palo, invece di buttarla fuori, gli ha dato il calcio d'angolo. Dico io, mannaggia a te. La tira lunga, no. La gioca in due, eh? O la tira lunga? La gioca lì, e noi l'andiamo a prendere subito. Attenzione. Dai piccolo melone, Clark. Attenzione, stiamo soffrendo, signori, stiamo soffrendo. Buco difensivo terribile. Spike se fa. Se, mamma mia, Spike è inguardabile, signori. Spike come portiere è inguardabile. Ma porca di quella. Auguri di buon Natale. Dai, ripartiamo. Dai, zio, è ripartito a pallettoni, zio. Stai a fare la stessa cagata di prima, zio. Dai, zio, si crea lo spazio, lo zio si crea lo spazio. Entra in aria, non c'è nessuno al centro. Gioca da solo lo zio, gioca da solo lo zio. Gira e tira, gira. Grandissimo pareggio subito del Morecambe, signori. 1-1. Guardalo lì. Stacon, festeggia come Cristiano Ronaldo. Bella così, signori. E lo zio lo va a abbracciare. 1-1. Grande, signori. Grande così. Attenzione ancora, allora, attenzione. Al limite dell'aria, andiamo lisci. Clark Kent cerca l'intervento. Spike, palla fuori. L'abbiamo rischiata. Abbiamo dei buchi difensivi. A parte il fatto che comunque Spike non sa parare, ma abbiamo Clark Kent. Che cazzarola fai, Clark Kent? Si è addormentato. È fatto tardi ieri sera. Clark Kent sta a dormire in maniera bruttissima in area di rigore. A parte dico che abbiamo oggi Clark Kent che sta a fare dei buchi paurosi. Fuori gioco, meglio così. Almeno fuori gioco riusciamo a farlo bene. Dei buchi paurosi, ma Spike comunque, cioè, io non lo so, signori. Cioè, l'altro portiere mi dà molta più sicurezza. Mi dà molta più sicurezza. Ah, calma. Guardalo. Bravissimo Scott. Bravissimo Scott che si crea lo spazio. E però poi si va a incasinare la vita da solo. Calcio di rigore per chi? Attenzione ancora loro. Giocarellano, palla sulla fascia. Vai Clark, vacci tu Clark. Grandissimo Clark. Si rifà degli errori difensivi di prima. Va bene. Lavello per Wilding. Signori, Wilding, guarda lo zio. Bellissima l'apertura per lo zio. Dai zio, lo zio si ferma. No, ma porca.
attenzione ancora loro su quella fascia. Vediamo se riusciamo a fermarli. Bravo Clark. Clark cosa ci fa sulla fascia non si sa. Però vabbè, l'importante è che riesce a salvare la situazione. Ancora calcio d'angolo, però attenzione loro al 34esimo. La palla buttata al centro. Va bene, ancora calcio d'angolo. No, palla nostra, ok. Attenzione, partiamo sulla fascia col piccolo Luna. Il piccolo Luna che cerca di arrivare in fondo. Il piccolo Luna la dà dietro. Buona così, serie di passaggi. 1-2, velocissimi. No, la parata, porca miseria. Wilding non l'ha centrata. Però bella azione. È finita signori, fine primo tempo. 1-1 tra Morecambe e Plymouth. Dai, con calma. Concentrati, secondo tempo. E partiamoci a casa i 3 punti, forza. Attenzione, noi bene. Grande lo Giosalli che si fa vedere. Lo Giosalli entra in aria, ci prova lui. Mamma mia, che cosa ha fatto lo Giosalli? Ma che tiro era? Ha tirato alla zia in tribuna lo Giosalli. Dai, calma. Attenzione ancora lo Giosalli. No, non sono riuscito a servire lo Giosalli. Su quella faccia si sta proponendo benissimo. Il problema è che non riusciamo a servirlo. Non riusciamo a servirlo come dovremmo servirlo. Clark, questi interventi così. No, Clark, ci spike. Mamma mia. Prova col lancio lungo. È fuori gioco, zio, è fuori gioco, esci Spike! Ma porca miseria, ma era fuori gioco! Boh. Attenzione ancora il Plymouth, signori, non riusciamo più a tenere una palla, fanno quello che vogliono. Oh, dai, riusciamo a uscire con calma, dai piccolo Luna, gioca... No, non riusciamo più a tenere un pallone, signori, sono ovunque, non riesco più... a fare una cosa fatta bene. Non riesco più a fare una cosa fatta bene. Dai piccolo melone. Siamo al 74esimo. Tra l'altro dobbiamo anche fare delle sostituzioni. No, piccolo melone è andato a fragole. Tienilo. Grandissimo. Esci Spike. Va bene, calma. Signori, malissimo. Siamo messi malissimo. Stevens, vede Giardino per Stockton. L'aspetta Giardino sulla fascia. Eppure loro. Dai, facciamo dei cambi, signori. Mamma mia. Allora, vediamo un attimino. Avevamo detto Stewart fuori, Stevens fuori per Mel Gibson. Se no mi si incacchia. Scott, facciamo uscire Scott per Aladino. E facciamo uscire il piccolo Luna per Kanon. Dai, giochiamocela così, signori. Attenzione, giardino, prova ad andare su quella fascia, giardino, se ne va da solo, giardino, la cross, ma che cazzarola fai, giardino, mamma mia, ma cos'era, un tiro cross, inutile, all'85esimo, giardino mio, dovevi crossarla meglio, hai messo una palla tesa al centro che non è servita a nulla. Attenzione, bravissimo, chiudiamo tutti gli spazi possibili immaginati, testa, ok, calma, guarda il giardino, ma perché? Un solo minuto di recupero, signori, è incredibile, abbiamo trovato il pareggio subito e poi il nulla più, partita inutile, secondo pareggio. Torna la pareggite, signori. 1-1 in casa contro il Plymouth, 22esimo in campionato. Male. Allora, signori, è arrivato l'aggiornamento dell'osservatore. Però io direi, perché per questo video ci fermiamo qui. Prossimo video partiremo con... vediamo cosa ci ha portato l'osservatore di nuovo. E andremo avanti piano piano ancora con questa stagione. Siamo arrivati a ottobre, signori. La stagione è ancora bella lunga. Sì, sono arrivati a tentare gli osservatori. Sì, vediamo cosa ci hanno portato. In tutto questo siamo ottavi a 19 punti. Abbiamo perso la zona playoff. Porca di una paletta ambriaca. Detto questo, signori, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Grazie per aver guardato il video. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!